Bentornati su Talking Page, benvenuti a questo nuovo video. Morivo dalla voglia di farvi una piccola recensione, tra virgolette, non mi piace questo termine, di darvi la mia opinione su un libro che ho appena finito di leggere. Non è vero, non ho appena finito di leggere, l'ho finito di leggere già da una settimana e qualcosa. È un libro che ho trovato sul profilo Instagram. La volta scorsa ve ne avevo parlato, ma non mi ricordavo il soggetto di Instagram che aveva messo questo post con questo libro. E ultimamente me ne sono ricordata, è Psycho... Vabbè, la prima parola ve lo riporto qua. La prima parola è Psycho e... poi ci sono altre cifre che non mi ricordo, la mia memoria facilecca ogni giorno di più, la senilità avanza. Allora, prendiamo subito questo libro, se no vi rompete anche un po' le scatole. Allora, eccolo qua, ve ne avevo parlato in un piccolo videino mentre andavo in giro in macchina come una pazza scatenata pirata della strada. Questo è Andrew Clavin, Prima di mezzanotte. Copertina fighissima, tra l'altro, con questa clessidra. Leggendo il libro poi già l'immagine vi fa un po' di angoscia perché sta per finire la sabbia sta cadendo, insomma proprio è un libro, un thriller strepitoso, l'ho trovato veramente strepitoso, non solo perché è proprio un thriller, nel senso che vi fa venire un'angoscia che levati, ma è anche un libro che riesce benissimo a trasmettervi quella paura che può cogliere solo un condannato a morte a pochi istanti dalla propria esecuzione, dalla fine della propria vita. Complimenti a questo autore, qui è in una foto in cui era giovanissimo, perché adesso è un po' in là con gli anni, ma cosa vuoi, tutti invecchiamo. Questo libro è del 92 se non sbaglio, quindi questa foto è un po' datata, 95 scusatemi, questa foto è un po' datata, però complimenti, applausi a questo autore. Io credo che ne leggerò anche altri, anche se non è un bene leggere un thriller dopo l'altro, perché poi magari l'atmosfera che l'autore, seppur bravo, riesce a creare può venire un po' a noia dopo un po', quindi magari nel frattempo adesso sto leggendo un altro libro, però sicuramente tornerò a leggere questo autore perché è veramente in gamba. Come dicevo prima, riesce a unire gli elementi puri del thriller, creare un'atmosfera di angoscia, di angoscia spasmotica quasi, no? Veramente ti trovi lì a dover riprendere il libro in mano perché devi sapere come va a finire. Attenzione, non guardate il film, ne è stato tratto un film con Clint Eastwood. Fino a prova contraria, se non sbaglio si intitola. Meno male che io non l'avevo visto quel film là, altrimenti sì, vi rovinate insomma il finale, perché è bravissimo, ripeto, l'autore a non farvi capire fino alla fine come andrà a finire, vi fa venire mille dubbi in continuazione fino all'ultima riga sul destino di questo condannato a morte. Potrà finire bene, male, io non vi dico niente perché altrimenti vi rovino la sorpresa. Ottimo, ottimo thriller. Io ringrazio ancora l'instagrammer che l'ha postato, perché è stata... sono andata un po' a istinto, è stata una scelta giusta. Sono andata a istinto, la copertina, sebbene lui aveva postato un'altra copertina, questa qui che vi metto qui in alto, lui aveva postato quella copertina lì, che sebbene carina, non regge il confronto con questa. Ecco, quindi si sprecano, cosa vuoi, quindi sono in sconto oggi, quindi li regalo così, quindi. Io quando sono andata a cercarlo il titolo su eBay, il mio spacciatore di fiducia di libri è eBay, ho trovato questa copertina e mi sono detta wow, già la trama mi aveva acchiappato, adesso trovo questa copertina alternativa, io direi che devo comprarlo. Mi sono fidata del mio istinto e ho fatto benissimo, perché lo ripeto per la 700ª, 50ª, 700ª volta, che è un thriller coi controcavoli, coi controfiocchi. Non solo thriller, ma anche potrei dire benissimo che è un libro drammatico, perché riesce comunque
a trasmettere tutta l'angoscia del condannato a morte, dei familiari del condannato a morte, perché questo personaggio che è stato condannato a morte per un delitto che non si sa se ha commesso, lo ha commesso, non l'ha commesso, chi lo sa. I familiari, dicevo, possono vivere lo stesso incubo del condannato a morte. Ovviamente il condannato a morte lo vive triplicato questo incubo, ma per i familiari non è cosa da poco lo stesso. Altro personaggio di questo libro, se vi ricordate, ne avevo parlato appunto nell'altro video, dove lo avevo appena comprato, lo avevo appena ricevuto. Altro personaggio è il giornalista che all'ultimo secondo, viene chiesto di sostituire un'altra giornalista che doveva occuparsi dell'intervista a questo condannato a morte. Dicevo, se avete capito quello che ho detto finora, ragazzi, va bene. Questo giornalista, dicevo, deve occuparsi di un'intervista da un quarto d'ora con questo condannato a morte. E da lì, già leggiucchiando un po' del caso, questo giornalista, che è bravo alla fin fine, anche se fa un casino della propria vita, non riesce a stare un attimino tranquillo con le donnine, diciamo che già dall'inizio lui comincia a avere qualche sospetto, qualche dubbio sull'innocenza o sulla colpevolezza di questo condannato a morte. Di più non dico. Bellissimo, un thriller drammatico lo definirei, perché l'autore è strabravo a entrare nella testa delle persone, a descrivere alcune scene, alcune emozioni che si possono provare solo trovandosi davanti alla morte o vivendo una situazione molto incasinata come la vita del giornalista, che ormai ha incasinato la propria carriera di giornalista, per l'appunto, ha incasinato la propria carriera tra virgolette di marito, e anche ha incasinato la propria figura di padre, perché c'è un piccoletto a cui deve badare, insomma, no? E non se la cava granché bene neanche nel ruolo di padre, quindi è alla fine una corsa contro il tempo, sarà una corsa contro il tempo. Bellissimo, avvincente, questo gli darei un 10 e lode come thriller, come dramma anche. È veramente stata una sorpresa, non avevo mai sentito parlare di questo autore, sicuramente ne leggerò a tutti quelli che ha scritto, ne leggerò altri, sperando che magari appunto nel tempo abbia conservato questa incredibile capacità di unire dramma a thriller. Consigliatissimo, 10 e lode, la finisco qui, perché sennò vi fate due stramaroni così, marron glacé. Che altro dire? Complimenti a Andrew Clavan, complimenti anche a, grazie mille, grazie di cuore a Psycho qualcosa, l'instagrammer che me l'ha consigliato, ha postato un post e io, va bene, grazie appunto a questo instagrammer che me l'ha consigliato, e io a mia volta mi sento di consigliarvelo veramente di cuore, perché è un romanzo che vi acchiapperà. Io mi capita raramente di andare a tuffarmi su un libro di continuo, sì, mi piace leggere, però in questo caso l'attesa, l'angoscia, il thriller, appunto, la sensazione di corsa contro il tempo era talmente grande, mi aveva talmente acchiappato, che in qualsiasi momento della giornata andavo lì almeno a leggermi due righe, se magari avevo qualcos'altro di più urgente da fare, però stavo lì, volevo leggere almeno il prossimo capitoletto, il prossimo paragrafo, ecco, per dirvi quanto mi ha preso. Ottimo, 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 consigliatissimo, 10 e lode, si è laureato col 10 e lode questo libro. Basta, di più non ho da dire, lo metto qui, grazie. Bene, con questo io ho finito, spero di non avervi fatto una testa tanta con questo libro, chi l'ha letto capirà perché sono così entusiasta. E basta così, basta, basta, basta così veramente, altrimenti mi cominciate a tirare i pomodori. La chiudo qui, grazie di aver guardato questo video. Cos'è? Fonzi adesso? Vabbè. Grazie di aver guardato. E ti telefono casa. Le mani non si devono vedere. Ho la paranoia delle mani oggi, non si capisce bene. Va bene. Non riesco a chiudere questo video, non so se vi rendete conto. Questo è tutto, alla prossima. Ciao belli!